Nome? Andrea. Età? 31. Avere Lino Banfi come nonno com'è? Acquisito. È vero che l'hai chiamato di notte e non ti ha neanche attaccato al telefono? Sì, beh, in effetti mi aspettavo che mi mandassi a quel paese, però è stato gentilissimo. Diciamola tutta, che un regista ti ha scoperto e trovato su TikTok. Com'è andata? Come ti ha cercato? Come ti ha trovato? Sì, un giorno ho ricevuto una chiamata da un regista, Cesare Furesi, che ringrazio e saluto, dove mi aveva detto che gli ero piaciuto, aveva visto qualche video su TikTok e lo avevo colpito. Io all'inizio, se devo essere sincero, ero convinto che fosse uno scherzo. Poi mi ha parlato del progetto, mi ha parlato di Lino Banfi e immagina Marina l'emozione. Realmente, scusa, cosa ti ha proposto? Cosa dovevate fare? Sì, abbiamo realizzato un video dal titolo Cortocircuito, dove io appunto chiamo Lino Banfi di notte. Capisco, ma in tutto questo il regista Cesare Furesi, oltre a girare in remoto e il messaggio di che si scoprono i talenti sui social, che cosa voleva dire in questo vostro video? In remoto, proprio così, io a Milano, Lino a Roma e Cesare in Sardegna. Guarda, più remoto di così. Ma parlate al telefono, cosa vi siete detti? Hai ragione, il messaggio che vogliamo dare è che ci si può abbracciare col cuore anche senza conoscerci e pur essendo distanti. Senti, io so, un uccellino mi ha detto che il regista ti ha proposto per un ruolo nel suo prossimo film che gira appunto con Banfi, è vero? Sì, è vero, questa è l'emozione più grande. Io, se devo essere sincero, ancora non ci credo, però per favore non dirlo al regista. Bene, allora posso affermare e dire che è nata una star da TikTok. Ci vediamo sul set, volevo dire al cinema. Ciao. Ti ringrazio, Marina. Guarda, volevo aggiungere una cosa molto importante. Marina? Marina, sei lì?